la documentazione, comunque abbiamo qua direttamente il responsabile di questa ulteriore strategia che stiamo portando avanti e stiamo cercando di accelerare. Facciamo un attimo un quadro così introduttivo sul tema che stiamo affrontando. Il master plan o patto della città metropolitana, come sapete, viene firmato ad ottobre del 2016. Prima anomalia che ci tenga a sottolineare è che questo patto non viene firmato nella sede istituzionale. Questo perché probabilmente vigeva una logica baronale in quel periodo che vedeva una totale assenza di un sindaco della città di Messina e di un sindaco della città metropolitana, perché questa anomalia non si è verificata da nessun'altra parte. Io non so perché il patto si firmò all'università, come se il centro del potere cittadino fosse l'università di Messina. Questo desidero sottolinearlo perché non fu solo un'anomalia riguardante il chi comanda a Messina, e questa è una cosa grave, perché quando ci sono questi rapporti patologici tra le istituzioni è ovvio che c'è una sorta di sudditanza di un palazzo rispetto a un altro, e non invece quella che deve essere una suddivisione di ruoli e soprattutto di esercizio del proprio ruolo nell'ambito della propria sfera di competenza. Qua a Messina si conclamò quello che poi si è verificato negli anni: questo potere che ruotava attorno all'Università di Messina e che allora ha trovato la massima espressione con questo atto che sotto il profilo istituzionale definire squallido è un compito. Oltre alla questione riguardante il luogo dove si andò a sottoscrivere questo patto, ci fu lo scippo per la città di Messina. Ne ho accennato ieri e oggi lo voglio completare come ragionamento. Il patto nasce per un obiettivo preciso, che è la rigenerazione, il rilancio socio-economico, strategie di sviluppo delle città capoluogo, come è stato a Catania e a Palermo, dove si è proceduto in tal senso. Non si è firmato in ambito universitario, ma al comune, quindi il patto si è firmato al comune di Catania e il patto si è firmato al comune di Palermo. Tutte le risorse del patto sono state destinate alla città di Catania e alla città di Palermo. Qua a Messina, schiaffo ufficiale, plateale. Io, se fossi stato sindaco, non sarei andato da nessuna parte a firmare questo patto. Avrei strappato, ma non avrei mai calato il mio capo, non mi sarei chinato a nessun santuario. Questo fu veramente la mortificazione del palazzo municipale e anche della città metropolitana a un barbaro. Oltre questo, che non era questione di forma, perché poteva essere messo sulla questione della forma, c'era la sostanza, che l'allora sindaco gli ha dovuto rinunciare a $127 per l'esattezza, destinati per la città di Messina, li ha dovuti a rifiutare, tra virgolette, o meglio rinunciare, a beneficio degli altri comuni della città metropolitana. È ovvio che non voglio entrare qui nel merito di queste questioni, ma come ho detto ieri ribadisco, un sindaco difende la propria comunità, e quando delle risorse nascono indirizzate con una finalità è ovvio che lì non c'è niente da difendere, là c'è solo da applicare in termini concreti quella che è la finalità di una norma e quindi attuarla secondo la giusta finalità. A Messina, e nessuno si è scandalizzato, parlo della città di Messina, nessuno si è alzato a calci in culo chi mi ha preceduto,
per aver rinunciato a 227 milioni di euro per rilanciare questa città nelle condizioni in cui si trova. No, ci fu la dimostrazione della debolezza delle istituzioni, perché è ovvio che chi mi ha preceduto era ricattato, e la prova che era ricattato è una delle prove, lasciamo restare le altre, voglio fermare per ora a questo, perché questi sono dati sconcertanti, ed è ovvio che quando di fronte a un dato così sconcertante la città abdica al proprio ruolo e rinuncia a queste risorse, significa che chi è alla guida della città non gliene frega niente della città, pur di rimanere lì seduta a galleggiare come la merda. Questo è ciò che desideravo oggi sottolineare nella sede istituzionale offesa da questo gesto. È ovvio che i comuni oggi della città, della ex provincia o città metropolitana, ringraziano la debolezza del sindaco della città di Messina. Perché? Perché c'è stato modo di prendere 227 milioni di euro, dividerli tra più soggetti attuatori che hanno beneficiato di risorse. È ovvio che se noi andiamo a guardare certi parametri socio-economici, c'è un piccolo dato di fatto. Andiamo al tema di vivibilità. Perché Messina è negli ultimi posti? Perché ovviamente ha tutta una serie di criticità per le quali erano state previste delle risorse. Ma quando queste risorse il titolare del palazzo le rinuncia per altri contesti che non hanno gli stessi indici di vivibilità in termini negativi, ecco dove sta il crimine. Quindi Messina ha perso una grande occasione che si chiama 227 milioni di euro. Ed ecco perché chi è che mi ha preceduto dovrebbe tacere una volta per tutte, chi mi ha preceduto a Palazzo Zanca, perché non solo non ha fatto niente, ha fatto anche danno. E qui sono numeri ai quali chiedo sempre spiegazioni. Perché il sindaco a Corinto ha rinunciato a 227 milioni di euro? Perché era schiavo di logiche che lo facevano rimanere in piedi. Siccome erano attaccati alla poltrona, pur di rimanere attaccati alla poltrona, ovviamente hanno anche fatto consumare questo delitto in termini di forma e in termini di sostanza. Questo non è purtroppo solo il danno di cui stiamo parlando, ce n'è un altro che riguarda le modalità di spesa. Perché se io polverizzo la spesa in più centri di costo o soggetti attuatori, come è avvenuto qui, è ovvio che il mio lavoro diventa molto più complicato. E anche qui abbiamo fatto un confronto, perché io mi indigno certe volte in quanto non si ha la capacità di analisi tra quello che abbiamo fatto noi oggi a confronto con le altre città metropolitane. Cioè, se si vuole comprendere il lavoro straordinario che è stato fatto anche in questo palazzo, dobbiamo cominciare a mettere a confronto quantomeno i parametri delle altre città metropolitane siciliane. Io oggi non temo confronto neanche con le città metropolitane del resto d'Italia, perché se siamo stati il terzo comune ad approvare il bilancio, il terzo città metropolitana ad approvare il bilancio di previsione, e credo il quarto ad approvare il bilancio consuntivo a livello nazionale, oggi è perché i nostri parametri, a seguito di 24 mesi di duro lavoro che è stato fatto in questo palazzo, vi ricordate il clima, gli scontri, tutto quello che ho subito, perché la ricetta che ho messo in campo ovviamente era pesante e puntava a tagliare costi inutili, sprechi, costi parassitari, perché dovevo risanare un palazzo che mi è stato consegnato dissestato. Voglio ricordare a me stesso che col bilancio di quest'anno abbiamo coperto il disavanzo definitivo che io avevo ereditato con la copertura nel 2020 e nel 2021. Quindi significa che la città metropolitana di Messina è salva definitivamente, è salva grazie alla ricetta De Luca. Lo voglio sottolineare, perché mi prendo oggi io il merito, come mi sono preso le sputazzate in questi mesi e negli anni scorsi, di tutte le prese di posizione che ci sono state nei miei confronti per tutti i tagli
che io ho applicato. Ebbene, a seguito di tutto questo si è arrivato a un risultato. Abbiamo avuto anche ragione nello scontro allora con il Ministero delle Finanze per quelle che erano le risorse necessarie per evitare il default del sistema città metropolitane e liberi consorzi siciliani, e tant'è vero che hanno dovuto integrare poi con i famosi 100 milioni che mancavano, quando io ho dovuto fare battaglie per dire: cretini, avete sbagliato anche i conti, perché con quello che ci state dando non si risolve nulla. A distanza di mesi hanno dovuto integrare, ed ecco che oggi noi ci possiamo vantare, sì, questo oggi è un vanto, e me ne prendo il merito insieme a tutta la squadra che ha lavorato a questo risultato, quindi col segretario generale, quindi con i dirigenti che sono anche qui a questo tavolo, con i consulenti e con i volontari che mi hanno aiutato, come Carlotta Previti e oggi anche Salvo Puccio, una squadra che mi ha supportato per arrivare a questo risultato. Oggi abbiamo una Ferrari e dovrà camminare da Ferrari, e naturalmente questo cosa significa? Che anche rispetto ai centri di costo, su cui vi daremo anche delle indicazioni, nonostante i nostri centri di costo sono 30, 40, non so quanti sono in base al soggetto attuatore, poi vi forniamo il dato, rispetto a Catania e Palermo che è uno, perché lì il centro di costo, il soggetto attuatore è il comune di Catania, a Palermo è il comune di Palermo. Qua invece, dopo la città metropolitana che ha i suoi sistemi, ha i suoi finanziamenti a regia diretta, si dice tecnicamente, c'è il comune di Messina. Dopodiché ci sono 25-30 comuni, ora mi dite poi quanto di preciso. Poi c'è il CAS, c'è altri soggetti attuatori, mi pare l'ESA, mi pare l'ANAS e poi quello per le aree di sviluppo produttivo, IRSA. Allora, tutto questo lo sapete cosa significa? Non solo polverizzazione, ma procedure amministrative, controlli, monitoraggi, accelerazioni, riunioni. E allora qui si è avuta la capacità di prendere un tesoro che sarebbe stato il tesoro che avrebbe consentito alla città di Messina di mettersi alle spalle tutte queste gap infrastrutturali, che si traduce poi in una non vivibilità urbana. Ah, si è rinunciato a tutto questo per che cosa? Ed ecco che se oggi noi siamo riusciti a prendere 4-5 milioni di euro e spostarli sull'AMAM, ma se la città di Messina avesse mantenuto l'intero finanziamento, non si sarebbero presi i 60-70 milioni per riqualificare tutta la rete idrica? Assolutamente, 10 ne spostate. Chiaro? Quindi noi abbiamo spostato 10, mi corregge Salvo Puccio. Allora vi rendete conto? Cioè la città aveva i soldi per risolvere il problema emergenza idrica, come poteva anche risolversi il problema baracche, perché in ogni caso erano per la rigenerazione urbana, ma perché nessuno ha mai scritto un rigo su questa vicenda anomala? Quindi si rinuncia alle risorse e si crea danno. Nonostante tutto, e qui poi vengono a conforto i dati, lasciate stare l'esclamazione di De Luca, è andata a contenuto. Nonostante noi abbiamo centri di costo e soggetto attuatore che sono 30 volte, 40 volte in più rispetto a Catania e a Palermo, in questi 3 anni abbiamo registrato la migliore performance rispetto alle altre 2 città metropolitane, e questo per noi è la soddisfazione, perché io dico sempre: i numeri, al di là delle opinioni politiche o delle antipatie o simpatie, sono numeri, e quindi da questo punto di vista danno quantomeno l'obiettività delle cose. E allora i numeri oggi ci danno ragione anche sul fronte dell'accelerazione della spesa. E tenete conto che noi l'anno scorso non abbiamo potuto lavorare se non per 2 mesi, 3 mesi, quando abbiamo approvato poi il bilancio, ma a seguito di questa situazione. Quindi pensate un po', oggi invece tutto l'anno 2020, nonostante il Covid, perché qui siamo riusciti comunque ad andare avanti lo stesso,
per la prima volta da oltre 20 anni, 30 anni, non so quanto, Franco, voi siete là, la memoria storica, c'è un anno pieno che ci sta mettendo nelle condizioni di recuperare il tempo perduto. Ecco, oggi possiamo tranquillamente e con orgoglio dire che Palazzo dei Leoni diventa un altro strumento di sviluppo, e da quella che era la zavorra che era vista fino a qualche mese fa, perché ovviamente le scelte scellerate che sono state fatte sono state poi pagate anche da questo palazzo, oggi con orgoglio invece questo palazzo contribuisce concretamente allo sviluppo del nostro territorio, non so, ma mantiene gli impegni con gli inquilini del palazzo, perché gli impegni che abbiamo assunto riguardante le stabilizzazioni, ora ci sono le condizioni per poterlo fare. E vi ricordate anche gli scontri che ho avuto su questo tema? Ho detto: io ho bisogno del tempo per poter dare risposte certe. Quindi, come ho fatto a Palazzo Zanca, che abbiamo chiuso capitolo stabilizzazioni, ora si chiude il capitolo stabilizzazioni, ora nel giro di 2-3 mesi, perché già in bilancio 2020-2022 abbiamo già trovato la copertura finanziaria per procedere alle stabilizzazioni, che significa anche l'assunzione del personale, quindi saranno circa 25, non mi ricordo quanto, perché le normative da questo punto di vista impongono un certo riequilibrio, soprattutto per quello che è il collocamento obbligatorio, se non ricordo male. Bene, questo oggi è Palazzo dei Leoni. L'anno scorso, quasi di questo periodo, eravamo alla post fase, vi ricordate, della mia protesta, perché ancora eravamo in alto mare, quindi in un anno siamo riusciti definitivamente a cambiare la porta. Va bene, io ho chiuso, ci tenevo a queste precisazioni, e quello che ci tengo a sottolineare, quindi Palermo e Catania hanno avuto la stessa assegnazione, 332 milioni, segnarvi anche questo dato. Quindi il patto, lo ribadisco, vale 332 milioni, Messina ha avuto 3 milioni in più per la sua performance e sono stati destinati come risarcimento, lo voglio dire, tra virgolette, a realizzare asili nido nella città di Messina. Il comune di Catania, il comune di Palermo ha avuto 332 milioni da spendere nel comune di Catania, nel comune di Palermo. Quindi la differenza è che Messina ha perso, la città di Messina, rispetto alle città di Catania e di Palermo, 227 milioni di euro. Quindi quando io dico ogni tanto che eleggere amministratori incapaci, asini volanti, non significa solo perdere tempo. Qua hanno avuto, perché già perdere tempo è danno, qui hanno avuto pure la capacità, a Corinti, tu e i tuoi sodali, guardami e segui questo mio messaggio, e qui pretendo che tu e i tuoi sodali diate spiegazione alla città con un bel confronto su questo tema. Spiegate perché siete andati a firmare il patto all'università, avete rinunciato a firmarlo in sede istituzionale, vi siete dimostrati sudditi di una visione baronale, e dovete spiegare perché avete rinunciato a 227 milioni di euro che erano indispensabili per portare ai livelli di dignità quelli che erano i parametri di vivibilità della città di Messina. Sappiano i messinesi che se ad oggi non ci sono le risorse per poter risolvere il problema dell'emergenza idrica o per poter risolvere il problema delle baracche, perché parliamo di 227 milioni di euro, e perché chi ci ha preceduto ha fatto anche danno, ha fatto una scelta criminale, questo ci tenevo a sottolinearlo, e affinché ora con i numeri venga ben evidenziato, perché questa situazione è sfuggita a tutti e probabilmente è stata anche annacquata, perché capisco l'imbarazzo che crea questa situazione, ed oggi ci tenevo a chiarirlo proprio da questa sede istituzionale, perché quella che è stata offesa
maggiormente in questo modo. Allora, andiamo ora alla spiegazione più di dettaglio per quelle che sono le opere inserite. Io, se poi devo chiedere qualche altra cosa, la chiarisco. Allora, Armando, tu che hai la responsabilità come dirigente, insieme ovviamente alla tua squadra, siracusano, vedo qua tanti tecnici, Celentini, ma io ringrazio tutta la squadra che mi sta dando soddisfazione. Io sono orgoglioso di voi, a differenza di Palazzo Zanca, e lo dico senza mezzi termini, sono orgoglioso di voi perché avete messo in pratica quella che è proprio la logica dell'accelerazione e soprattutto quello di dover dare soddisfazione al territorio. A Palazzo Zanca ci siamo in parto solo con una parte, ma spero che possa poter dire al più presto e mettervi in una sana concorrenza, caro Franco, la concorrenza al rialzo però, non al ribasso, perché finora c'era la gara a chi faceva meno per non sputtanare l'altro, in modo tale che si evitava che magari qualcuno uscisse fuori, no? Che faceva poco o nulla. Io ve lo giuro, il mio obiettivo è arrivare a mettervi in una sana concorrenza al rialzo. Prego Armando. Allora, buongiorno. Per quanto riguarda le attività, i numeri del patto per Messina, il cosiddetto master plan, si è partiti con l'approvazione, come diceva, con la firma del patto, come diceva il signor sindaco, ottobre del 2016. È stato necessario andare a costituire vari gruppi di lavoro, è stato necessario andare a identificare, capire bene che cosa consistono gli interventi, acquisire la documentazione necessaria e avviare la preliminare banca dati per l'inserimento formale di tutti gli interventi che sarebbe servito alla validazione degli stessi, quindi all'acquisizione delle necessarie somme per quello che viene stato. Si è partiti quindi con la dotazione finanziaria rimasta sempre a 332 milioni fino a dicembre dell'anno scorso, quando, come diceva il Consiglio, ma siamo stati aggiunti altri 3 per gli inserimenti nel territorio del Comune di Messina. Quindi parliamo esclusivamente dei 332. I 332 prevedevano una distribuzione territoriale abbastanza variegata, nel senso che una grossa parte era destinata a vari comuni che erano soggetti beneficiari del territorio o altri enti, il circa il 13,5% alla Consorzio dello Strade, il 31,5% al Comune di Messina e Avon, e il 28% circa alla città metropolitana di Messina per la realizzazione di interventi principalmente di viabilità, cosiddetti quelli che noi consideriamo interventi a titolarità, cioè quelli gestiti da noi direttamente. Noi siamo quindi contemporaneamente sia soggetto a due prove che soggetto beneficiario di una serie di interventi inerenti alla viabilità. Nel corso del 2018 ci si è accorti che alcuni interventi previsti inizialmente nel patto erano di difficile realizzazione nei tempi previsti, per cui è stata necessaria una rimodulazione, una rivisitazione degli interventi anche alla luce di quella di qual è stata la programmazione del Comune di Messina. E quindi si è proceduto a una massiccia rivisitazione dell'intero patto, di tutti gli interventi inseriti nell'intero patto, e si è passati quindi a un elenco, mantenendo sempre quelli importanti e realizzabili nei tempi e finanziabili possibile avere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre del 2021, termine ultimo per poter proseguire con gli interventi del finanziamento relativamente al patto. E quindi si è arrivati a questo punto alla rimodulazione dell'ottobre dell'anno scorso, approvata, firmata, sottoscritta dal Ministro l'ottobre dell'anno scorso, dove sono previsti circa 105 milioni destinati a altri enti soggetti beneficiari esterni al Comune di Messina o alla città metropolitana, con circa 43 milioni destinati al CAS, il 99% dei quali destinati alla realizzazione dello svincolo di Aliterme. Circa 96 milioni destinati al Comune di Messina e Amam, suddivisi in 81 milioni e mezzo per il Comune di Messina, 14 milioni e mezzo per Amam. Dottor Puccio, la prego di correggermi se sbaglio. Sì, così. 71 milioni e qualcosa per destinati alla città metropolitana di Messina, appunto i cosiddetti interventi a titolarità per la viabilità, e 16 milioni circa di interventi che sono transitati al commissario per il dissesto idrogeologico
l'ultimo dei quali è ancora in corso di definizione, per esattezza quello di Latina. Relativamente allo stato di avanzamento, posso dirvi che dagli ultimi dati rilevati in Banca Dati Unitaria, che ricordo essere l'unico strumento che ci dice lo stato di avanzamento del patto, quanti interventi sono stati correttamente inseriti e quanti sono correttamente monitorati, abbiamo 112 interventi inseriti e validati in BDU su un totale di 115, per un totale di 311 milioni su 335, cioè i 332 originari del patto più i 3 milioni degli asili. I tre interventi mancanti sono quelli che riguardano la strada che è passata come soggetto beneficiario ad ANAS, siamo in attesa semplicemente dell'indicazione del RUP da parte di ANAS, l'intervento per quello della verifica sismica sulle scuole, intervento per già inserito in BDU, in questo momento non risulta tra quelli validati perché c'è siamo in fase di modifica di area di intervento, e l'ultimo è quello di Valdina, che inizialmente era inserito, che è di quelli transitati al commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e che è in fase di definizione a livello di scrittura di accordo. Abbiamo avuto giusto due venerdì fa, venerdì 26, dovrebbe essere 26 giugno, una riunione con il Dipartimento della Coesione e con il Ministero delle Finanze, perché è in corso una verifica sullo stato di realizzazione dei singoli interventi. In particolare stanno facendo una verifica su tutti gli interventi che non hanno ancora infrastrutturali, che non hanno ancora un progetto esecutivo validato al 31 dicembre, per il quale risulti la validazione al 31 dicembre 2019, e hanno naturalmente chiesto spiegazioni e delucidazioni in merito, delucidazioni che sono state tutte date in sede di conferenza di videoconferenza due settimane fa, e che ci trasmetteremo al più presto. Giusto oggi c'è in programmazione una riunione con tutti i RUP del patto, che i cui interventi sono inseriti in questo elenco per i quali sono stati richiesti i chiarimenti, e che manderemo al Dipartimento della Coesione e al Ministero delle Finanze la settimana prossima, presumibilmente. Allora, grazie Armando. Noi manderemo poi tra un'oretta ai colleghi della stampa lo stesso quadro riepilogativo che abbiamo dato ieri per gli interventi riguardanti la città, dove saranno suddivisi per le medesime fasce la tipologia di interventi, il numero dei cantieri, gli importi che riguarderanno il medesimo periodo fino ad agosto per quanto riguarda quest'anno, poi entro dicembre di quest'anno, poi entro giugno ed entro dicembre del 2021. Questo è in corso ora di completamento, ve lo manderemo nel giro di un'ora. Volevo, prima di passare la parola a Roccaforte e a Sabobuccio, fare un ulteriore elemento integrativo, e poi se c'è qualche domanda la facciamo tranquillamente. Ci tenevo ad evidenziarvi i tre progetti che ci hanno finanziato già per quanto riguarda la realizzazione del progetto cantierabile di tre opere importanti, che sono il completamento della panoramica, che stimiamo ci vogliono circa 5 milioni di euro per realizzarla. Noi abbiamo il finanziamento che sono 200 milioni per 280. La progettazione, 280. Poi l'altro finanziamento è l'alternativa per Faro Superiore, la strada di collegamento, che sono altri 230 mila euro di finanziamento per la progettazione, e questo dovrebbe avere un costo di circa 4 milioni di euro. E poi l'altro finanziamento per la riqualificazione della pista ciclabile, 140 mila euro per rendere il progetto cantierabile, qui ci vorrà circa 1,5 milioni. Perché ho voluto focalizzare un attimo l'attenzione su questi tre progetti? Perché noi parallelamente stiamo portando avanti l'operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che era sostanzialmente fermo, partendo dall'Hotel Riviera, che la procedura sta andando avanti, e ho dato già disposizioni affinché si proceda con gli altri immobili, perché dalla valorizzazione
noi possiamo oggi tranquillamente destinare queste risorse, considerato che la situazione debitoria dell'ente l'abbiamo ripianata nell'ambito del bilancio 2020-2022, possiamo tranquillamente dire che in ogni caso queste tre opere, che per noi sono fondamentali, troveranno copertura finanziaria con la valorizzazione, perché sono circa 10 milioni di euro che servono per realizzare queste strategiche infrastrutture per la città di Messina, e per la quale già dall'hotel Riviera ad altri beni su cui si sta accelerando possiamo ottenere le risorse per poterle realizzare, fermo restando che noi comunque, avendo un finanziamento finanziato dalla progettazione, abbiamo la premialità da questo punto di vista per accedere a finanziamenti diretti, quindi non è che noi rinunceremo a questa possibilità. Però è un impegno ormai sul quale io sono focalizzato, cioè queste tre opere si devono fare e basta, e si devono fare nell'arco del completamento di questa legislatura, fare quantomeno ottenere i finanziamenti complessivi per realizzarli. Quindi abbiamo queste strade, mentre per quanto riguarda il secondo lotto dell'attuale panoramica, noi abbiamo già le risorse per fare la gara d'appalto, che è prevista per settembre-ottobre, quindi tra novembre e dicembre altro cantiere che si aprirà riguarderà il secondo lotto della panoramica, e quindi si chiude quest'altra vicenda riguardante la riqualificazione e messa in sicurezza della strada panoramica. Franco, a te la parola. Velocissimamente, io faccio riferimento ad una serie di risorse che ci arriva, che in parte ci sono arrivate, in parte ci arriveranno nei prossimi anni, che sono destinate a manutenzione della viabilità provinciale. Sulla manutenzione della rete viaria provinciale, che è stato il capitolo nell'arco degli ultimi 10 anni che ci ha visti più esposti, noi oggi abbiamo, con la legge 245, finanziati negli anni fra il 2021 e il 2025 9 milioni e 700 mila euro l'anno. Con i decreti del MIT del 2020 abbiamo finanziati negli anni fra il 2022 e il 2023 4 milioni e 400 mila euro l'anno. Con l'altro decreto del MIT negli anni fra il 2019 e il 2023 abbiamo finanziati 5 milioni di euro l'anno. Come vedete, con queste risorse riusciamo a mettere in campo una quantità di risorse che ci mettono in linea con gli standard nazionali per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, che in alcune zone della provincia di Messina sono completamente abbandonate con assenza di manutenzione nell'arco degli ultimi 10 anni. Oltre a questo capitolo c'è anche un capitolo quasi analogo, che è per i finanziamenti del piano quinquennale della legge 145 sugli edifici scolastici, ma questo sarà oggetto di prossima conferenza, dopo che martedì prossimo avremmo fatto quella sintesi con tutti i dirigenti scolastici per capire con la ripartenza quali sono le esigenze e per capire fino a che punto noi possiamo arrivare. Per quanto riguarda infine le opere che citava il sindaco nel comune di Messina, che alla fine di quest'anno, su un programma fatto dal sindaco De Luca, siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti da parte del Ministero delle Infrastrutture per coprire la progettazione, voglio solo sottolineare che il completamento della panoramica e la strada alternativa di Faro Superiore sono due opere nel comune di Messina di cui si parla da 30 anni probabilmente, e oggi ci sono le condizioni per cominciare a ragionare in maniera operativa di queste opere, perché poi qua si parla sempre dei progetti, ma parlare dei progetti è inutile.
bisogna parlare dei progetti dopo che i progetti già ci sono, perché solo in questo modo possiamo avere aspirazione e possibilità di arrivare a finanziamento. Poi se, come dice il sindaco, riuscissimo anche a fare quell'operazione storica di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare e destinare quelle somme che ricaveremmo per fare degli investimenti, questa aprirebbe un capitolo nuovo, significa che la città metropolitana comincerebbe a fare anche spesa sulla base del proprio bilancio e non fare spesa solo sulla base dei finanziamenti che ci arrivano. Grazie. Grazie a te Franco. C'erano delle domande, facciamo completare a Salvo Buccio, come preferite voi. Prego, prego. Salvo. Sì, buongiorno. Stavo pensando che nel 2015 c'è stata l'emergenza dell'acquedotto Fiume Freddo e nel 2016 c'è stata una programmazione di 330 milioni di euro. Cioè è un paradosso questo qui, chiaramente, perché se solo 4 milioni e mezzo di euro sono stati destinati comunque ad AMAM, ma tra altre cose 2 milioni e mezzo per un serbatoio che comunque stiamo portando avanti, ma che con l'emergenza idrica sì, ha a che fare, ma relativamente è chiaro che quello che ha potuto fare il sindaco, cioè dare altri 10 milioni di euro, ma perché li ha dovuti togliere al comune di Messina, nel senso che abbiamo riprogrammato impiantistica che abbiamo coperto con fondi regionali, perché quell'impiantistica di Mili che era stata prevista all'interno del depuratore, che tecnicamente era non fattibile, adesso andrà a essere coperta con fondi invece regionali, previsti sempre dal Patto del Sud, ma dal Patto del Sud regionale, e le medesime risorse sono state invece destinate al depuratore di Mili con un revamping che permetterà di coprire le vasche, e con le altre risorse stiamo riuscendo a fare 5 milioni di euro di ricerca idrica, eliminazione perdite, potenziamento di sorgenti, che porteranno circa 100 litri d'acqua in più alle casse di AMAM in termini di risorse idriche. Però quello che è stato fatto in termini progettuali, come diceva il dottor Roccaforte, è la cosa importante, perché l'assistenza tecnica che si dà ai soggetti attuatori per portare i progetti ad essere cantierabili è quella la scommessa che si deve fare per spendere questi soldi. Chiaramente se lo facciamo nell'ambito del comune di Messina viene molto più semplice, perché abbiamo il contatto diretto sia con i progettisti che con il RUP, più difficile viene con i soggetti attuatori diversi, e questo poi lo possiamo vedere anche nei cronoprogrammi, perché la difficoltà è anche nell'attuazione dei progetti. Sono un po' più indietro anche per questo motivo, ma anche lì abbiamo l'obbligo e anche l'impegno a portarli avanti e ad assumere le obbligazioni giuridicamente correnti entro il 2021, dicembre, che è data ultima, per non perdere i fondi appunto del patto del Sud. Bene, allora andiamo alle domande. Vi avevo fornito un dato che vi voglio dare ora anche con precisione, che mette a confronto le performance con i numeri. Allora, Messina nel 2017 aveva una spesa di 2.938.000, nel 2018 una spesa di 21.051.000 a dicembre 2018, a dicembre 2019 45.000.000. Quindi ad oggi abbiamo una spesa intanto già di 47.300.000, ma questo dato, se non lo mettiamo a confronto le altre due città metropolitane della Sicilia, non dice nulla. Palermo nel 2017 parte, quindi stessa dotazione finanziaria, originalmente 332 milioni, sia Messina, Palermo che Catania. Palermo nel 2017 già fa 11.400.000, mentre noi abbiamo fatto solo 2.900.000. Nel 2018 Palermo fa 45 milioni, arriva a dicembre del 2018 45 milioni, a dicembre 2019 Palermo arriva a 47 milioni, quindi Palermo già rispetto a noi in questa performance parte con 10 milioni in più già che li fa nel 2017, e noi oggi a dicembre del 2019 abbiamo sostanzialmente, avevamo, perché ora siamo oltre, lo dico molto onesta perché la nostra performance è superiore, noi oggi possiamo dire che abbiamo ampiamente superato anche Palermo. Catania, quindi sì, vabbè, abbiamo superato i 100.000 euro, siamo partiti da 3, loro sono partiti da 8. Catania parte 2017 fa 2.300.000, quasi come Messina, dopodiché si ferma il dato a 9.700.000 a dicembre 2018, non pervenuto a dicembre 2019, perché da quello che si legge dal sito ufficiale
ci sono una serie di criticità già sulla rendicontazione e su una serie di progetti. Ricordate che ho fatto la rimodulazione qua, quando io ho fatto e mi sono incazzato in quest'aula, mi ricordo, ho detto togliamo tutti i pezzi di carta e la carta igienica, vi ricordate o no? Bene, ero all'inizio del mandato e li ho tolti perché sarebbe finito come Catania. Catania oggi ha questo problema, che i pezzi di carta che originariamente erano stati inseriti sono rimasti pezzi di carta, titoli. Nei due anni quei titoli non si sono trasformati in progetti, ma perché maggior parte di quei titoli non potevano diventare progetti, solo che nessuno ha avuto il piglio e il coraggio di prendere, e lì era il sindaco che doveva parlare con se stesso, non era il sindaco della città metropolitana che doveva parlare con X soggetto attuatore. Guardate che differenza. Ecco, questo è fondamentale, perché diversamente non si riescono ad apprezzare fino in fondo i risultati che questo palazzo ha raggiunto. Dottore Berte, prego. Rendicontati già 47, rendicontati, cioè spesi e già a posto, validati, come dice. 112 interventi, ce ne sono, immagino qualcuno che sia terminato, o no? Sono tutti in stato di avanzamento, no. Difficile. Che sono tutti grandi interventi, vero? Ancora due dovrebbero essere completati. Fatevi esempio di qualcuno. Ma sono concluso. Piccolini, sono interventi di qualche centinaio di migliaia di euro, stradali. Di poca cosa. Immaginate che quest'anno, dicembre 2020, molti di più. Se ne concluderanno qua. Molti a dicembre daremo il resoconto. Tenga presente che abbiamo avuto un periodo di blocco per assenza di bilancio, siamo ripartiti quest'anno, solo nell'ultimo mese sono stati firmati contratti per circa 8 milioni di euro solo a giugno, quindi l'esecuzione dei lavori, e andiamo a ripartire a breve. Insomma, abbiamo tutto il tempo per recuperare Vabbè, dico solo questo passaggio, in questo momento oltre non posso, per te, è stato deciso di nominare una commissione mista tra Città Metropolitana, Istituto Autonomo Case Popolari e Assessorato alle Infrastrutture per la definizione del valore, quindi l'aggiornamento del valore, l'attualizzazione del valore, questo qua credo che sia il termine, quindi sta andando avanti la procedura con Papa Alternati. 7 mi pare, vero? Cioè, attualizzare questa valutazione onde evitare di creare dei contraddittori. Allora abbiamo fatto la scelta, considerato che siamo tra enti pubblici, di fare una commissione che nell'ambito dell'interesse pubblico, che vale per tutto ovviamente, fare una valutazione conclusiva di quello che è un'attualizzazione, se necessaria, però quantomeno che ci sia una definizione, asseverazione si congiunta, così evitiamo un rimpallo di carte, ecco, proprio per semplificare. Una volta ottenuta la stima ufficiale si procederà all'acquisizione da parte di, e quindi al pagamento da parte di. Questi soldi, noi ormai questi li destiniamo, perché la norma dice che prima si destinano per pagamento, ripianamento della situazione debitoria, le leggi contabili lo dicono. Io valorizzo per pagare debiti o pagati i debiti. Realizzare infrastrutture, non posso fare coprire spese correnti. Questo dicono le norme contabili. Se io i debiti oggi li ho ripianati, e li ho ripianati, perché il disavanzo che ho ereditato l'ho spalmato e coperto, attenzione, nel 2020 e 21, significa che le risorse oggi della valorizzazione li posso destinare per investimenti. In questo caso assolutamente. Su queste tre opere, noi abbiamo una scommessa oggi su queste tre opere. Queste tre opere, entro la conclusione di questo mandato, devono essere finanziate a tutti gli effetti. Quindi abbiamo fatto finanziare la progettazione, che ci dà la premialità ad accedere a dei bandi, ma nello stesso tempo abbiamo già stabilito che
le risorse della valorizzazione andranno indirizzate a risolvere, a realizzare queste tre opere importanti per la città di Messina. Anche perché i beni ricadono nella città di Messina, ed è giusto, questa è una questione di territorialità, che fondamentalmente io ridestini queste risorse alla città di Messina. Amministrativa no, perché se no le altre non l'avrebbero potuto fare Catania e Palermo. Scusate. No, parlo di quando cercare di spesa, al netto che i soldi andassero a Milano, Barcellona, Napoli. No, quello era complicato, ovvio. Quando poi c'era da spendere, la provincia provò a gestirli da sola, cioè comunque faccio io i lavori, ma gli fu detto no, ogni comune se la deve cavare da solo. Certo. Nel momento in cui io decido a monte di frazionare i soggetti beneficiari, che faccio la committenza unica, c'era un tutto un altro tipo di procedura e ci voleva un altro tipo di percorso, ma io non mi impicco a questo. E allora tutte le città che avete guardato, che ha fatto questa operazione, andate a guardare in quale livello di vivibilità si trova. Allora il tema è, se io oggi come città di Messina ho una serie di carenze che altre città non hanno, e parlo delle cose basilari, acqua, la prima, ok, che vale per tutti, baracche ce le ho io e non ce le ha né Reggio Calabria né altri, io non abdico alle risorse. Poi il tema che qui si volesse lasciare Messina fuori o meno, vi dico francamente che quello nasce per tutte le città metropolitane, Messina non poteva essere lasciata fuori, Messina avrebbe impugnato il provvedimento e avrebbe bloccato tutto, perché non c'era un motivo per lasciare fuori la città di Messina. Perché il finanziamento, la linea di finanziamento era per le città metropolitane. Quindi Messina, volente o nolento, era sindaco De Luca o a Corinto Bertè, ci entrava. Quindi abdicare come scambio politico, se è stato fatto per questo motivo, allora doppiamente cretini e imbecilli chi stava allo sterzo di Palazzo Zanca. Altre domande? Va bene, vi ringraziamo, vi faremo avere nel giro di mezz'oretta il materiale che sintetizza tutta la discussione che abbiamo fatto e ci vedremo in questo palazzo da qualche settimana per la conferenza stampa sulle scuole, dopo che martedì faremo questo focus con i vari responsabili. Grazie.